sto preparando la crema pasticcera. Ho utilizzato due uova, due tuorli d'uova, 50 g di zucchero, 125 ml di latte. Adesso il latte si sta scaldando. Ho dimenticato di dirvi che ci ho messo anche la farina, 15 g di farina. Adesso sto girando il tutto, voilà. Adesso il latte bello bollente, lo mettiamo un po' alla volta nella nostra crema. Adesso la rimettiamo sul fuoco, lo svuotiamo, lo mettiamo sul fuoco e facciamo raggiungere la giusta consistenza. Tanto controlliamo anche la temperatura. Ok, 74. Si sta addensando. Allora, in teoria la crema non dovrebbe superare gli 82 gradi, quindi dobbiamo stare attenti perché ci siamo. Ok, perfetto, spostiamo. La temperatura ideale 84-85 gradi, però se noi lo lasciamo su lei continua ancora a cuocere dopo averla tolta dal fuoco, quindi è meglio toglierla prima al raggiungimento di 82 gradi, così avrete una crema che non sa di cotto. Ma che bella, mettiamo la nostra bella pellicola a contatto, ecco qua. Adesso nel frattempo la crema, abbiamo fatto anche il pan di Spagna. Diranno, ma questa è un po' innamorata del pan di Spagna. Voilà, ulala, 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 spettacolare. Eccolo qua, adesso lo lasciamo raffreddare un attimo e poi ci facciamo un lavoretto. Fase 2, anzi fase 3. Rotolino di pasta sfoglia. Srotoliamo. Stampo. Ok. Tagliamo. Cerchio. Questa che carina, eh? Allora, burro fuso, zucchero, forchetta, inforniamo e a metà cottura. Adesso noi la giriamo, non scottate via come faccio di solito io, eh. Voilà. Ecco qua, adesso l'ho messa dentro e finiamo la cottura. Allora, adesso procediamo al taglio del pan di Spagna. Ecco qua, tutto perfetto, eh. Adesso a metà. Ok, voilà. Ora inzuppiamo col caffè. A me non piacciono molto i liquori, quindi preferisco inzupparlo con il col caffè. Mettiamo un po' di crema pasticcera. Usate la vostra bella spatolina, che guarda, non ho comodità con la spatolina qua. Senza esagerare, perché sennò qua si esplode, tra poco esplode. Dopo, sopra questa, la nostra sfoglia zuccherata. Ecco qua che si è raffreddata il nostro disco di pasta sfoglia. Molto bene, eh? Lo mettiamo qua sopra. Guarda, sembra perfezione, perfezione. E spalmiamo. Andiamo sempre la nostra spatolina. Sentite come croncia. Bagniamo l'altra metà
il pan di Spagna. Ecco qua. Adesso mi invento qualcosa per completarla. Ho preso del cioccolato, fatto fondere, ho preso la tortiera, spalmato. L'idea, ve lo dico se viene. Ci vediamo tra un attimo. Adesso vi faccio vedere. Cosa ne dite? Praticamente ho messo nel cioccolato, appunto, l'ho messo in freezer, così si è solidificato e adesso lo userò come coperchio, la guarnizione finale del mio dolce.